Mercoledì 3 agosto 2022, buongiorno a tutti voi, io sono Manuel, questa è Forza Lazio, partiamo con la nostra sigla. Ritrovati ragazzi, ben ritrovati a tutti voi, questa è Forza Lazio, grazie ancora per il seguito che ci state dando ragazzi, ve lo dico sinceramente, ve lo dico davvero di cuore. Perché la nostra è una crescita lenta ma continua, inesorabile, che non si ferma mai, e quindi ci tenevo a ringraziarvi di cuore e fortemente per il vostro seguito, ma soprattutto per la vostra fiducia. Su YouTube, ragazzi, ci trovate come Forza Lazio, sugli altri nostri social che sono Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, ci trovate come canale Forza Lazio. Ok, vi ricordo anche il sito www.canaleforzalazio.com. Diventate followers, ragazzi. Come diventarlo? Guardate questo video che sta partendo adesso in sovraimpressione. Fatemi anche ringraziare il nostro sponsor, il ristorante La Palazzina, e partiamo quindi con il nostro video. Ho ascoltato con grande attenzione, ragazzi, le parole rilasciate ieri da Casale e Cancellieri. Sapete bene che ieri pomeriggio a Formello è stata la loro presentazione, ora comincia la tornata di presentazioni. Oggi tocca tra i tanti anche a Romagnoli. E vi dico la verità, per uno che sta molto attento alle parole, ci sta una parola che ha accomunato Casale e Cancellieri. È una parola che chiaramente voglio mettere in evidenza in questo video, nel suo senso positivo, nel suo significato positivo. E sto parlando della parola rubare. Casale l'ha usata due o tre volte, Cancellieri l'ha usata anche più. Casale riferendosi a difensori di esperienza e Cancellieri riferendosi soprattutto a Ciro Immobile. Mi voglio dedicare un attimo a Casale, che in maniera neanche troppo nascosta ha dichiarato che A, in termini d'ambiente innanzitutto, B, in termini proprio di gioco, per lui da Verona a Roma è come se fosse dal giorno al mattino. Questo mi sembra abbastanza netta come cosa. Casale involontariamente, nel suo parlare ieri, nel rispondere alle domande, ha evidenziato cosa? Il fatto che si sia calato, arrivando alla Lazio, in una realtà completamente diversa, profondamente diversa, sia a livello ambientale sia a livello di gioco. E attenti a questo discorso qua, perché Casale Sarri ha spinto tantissimo per volerlo a gennaio. A parte sarebbe servito pure a gennaio. Ma l'intento di Sarri di avere Casale già lo scorso gennaio, e la Lazio ci ha provato fino al 28-29 gennaio a prenderlo, era quello di preparare il giocatore a questo suo grande cambiamento che ha evidenziato anche ieri, dalla difesa 5 alla difesa 4, che può sembrare una differenza minima, ma nullo è, in modo che da averlo pronto, pronti partenza via, per la nuova stagione 22-23. Così non è stato possibile, quindi proprio questo mi porta a pensare che l'ingresso di Casale in pianta stabile nella rosa dei titolari della Lazio avverrà molto, ma molto, ma molto gradualmente. Non dimentichiamo che Casale la prima di campionato non ci sarà perché è squalificato, ma secondo me non sarebbe partito titolare comunque, vi dico la verità. Casale lo scorso anno marcava uomo a tutto campo, come ha detto lui. Quest'anno no. Qua si passa al gioco a zona. Cambia il discorso relativo alla lettura e alla chiamata della linea difensiva per il fuorigioco, per esempio, i tempi di pressing alto, il tempo per stringere la difesa nel pressing basso, insomma, cambiano tante cose. Chiaramente, se l'ha voluto Sarri, vuol dire che il tecnico ha visto
delle basi sulle quali lavorare in maniera importante. Però ecco, consideriamo casale, perché altrimenti qua è facile poi cadere in giudizi che condannano e bollano il giocatore, il che sarebbe assolutamente un suicidio. Vediamo casale come il giovane venuto qui ad apprendere quello che è e sarà il suo nuovo ruolo. E a proposito di nuovi ruoli, beh ragazzi, anche per cancellieri le cose cambiano. Anche per cancellieri le cose cambiano. Un cancellieri che, nonostante la giovanissima età, mi ha colpito tantissimo per la sua incredibile maturità, ma una maturità davvero importante e forte. Un cancellieri che con obiettività, e questo gli va riconosciuto proprio in massima serenità, non si è nascosto dietro i 10 anni in cui ha giocato nella Roma. Ha detto: io ho giocato nella Roma, è inutile starlo a negare. Adesso sto alla Lazio e affronterò il derby da giocatore della Lazio. Quindi grandissima impronta di professionista. Grande anche per quanto riguarda, grande anche il suo modo di esprimersi quando parla di Ciro Immobile. Ho intuito dalle parole di Casale che sarà lui il vice Immobile. Quindi, secondo me, dopo ieri decade quasi definitivamente la possibilità che la Lazio possa andare ad acquistare anche un vice Immobile. Secondo me la Lazio sta a posto. Non credo a quanto de non credo a quanto ha detto Tare in merito a Cancellieri nell'introdurre la conferenza stampa di ieri, quando ha detto che Casale lo seguono da anni. Non ci credo, perché la Lazio prima di quest'anno non faceva programmazione, quindi non credo alle parole di Tare riguardo questo, ma questo è un parere mio assolutamente personale. Resta il fatto che quindi resta il fatto che quindi dobbiamo considerare Cancellieri il reale vice Immobile. Un cancellieri che ha detto, l'ha fatta breve, anche in questo la sua maturità mi ha colpito molto. Ha detto: da esterno il gol te lo devi inventare, da centrale te lo devi andare a cercare. Ok? E secondo me su Cancellieri la Lazio ha le idee molto molto chiare. Stiamo parlando da tempo, almeno io, del fatto che comunque Ciro, l'età comincia purtroppo ad avanzare anche per lui, e che secondo me il prossimo anno la Lazio, in merito a Ciro Immobile, deve concentrarsi realmente, dare importanza a livello di investimento su quello che è il ruolo di colui che gradualmente nei prossimi 2 o 3 anni andrà a prendere il posto di The King. E attenzione, perché a questo punto possiamo anche pensare seriamente che possa essere Cancellieri, che la Lazio abbia voluto investire, sì, per fare un favore al Verona, ma anche perché vede in Cancellieri reali potenzialità e caratteristiche fisiche per farlo giocare al posto di Ciro Immobile. Qualcuno ieri, presente in sala stampa, ha pure detto a Cancellieri, ha posto la domanda di Mertens, ha fatto il paragone di Mertens, che è stato spostato da esterno a centrale ed è diventato il goleador più prolifico nella storia del Napoli. Attenzione, perché davvero qua c'è il rischio che la Lazio stia valutando e stia pensando seriamente di avere già in casa l'immobile del futuro. Con questo, ragazzi, io mi fermo, vi mando un abbraccio fortissimo, auguro a tutti voi una buona giornata, leggete i nostri articoli. Oggi giornata importante, mi aspetto anche qualche notizia da Londra in merito a Emerson Palmieri. Vi mando un abbraccio forte, buona giornata a tutti voi. Ciao.